Senza Dossena squalificato, Cavasin va all'attacco della Roma schierando subito Marco Borriello, punta arrivata dalla Samp. Spalletti privo di 5 titolari, Mancini, Montella, Nondà e Cufuro, oltre a De Rossi squalificato, conferma Totti unica punta con Perrotta trequartista. Ottavo, Totti smarca Taddei con il tacco, ma il tiro cross del brasiliano non sorprende Zancopè. Anche senza strafare, la Roma occupa la metà campo avversaria, soprattutto sulla corsia di destra, con Panucci al 15° che trova Tommasi in area. Il colpo di testa è da dimenticare. Al 18° improvvisa replica del Treviso che con i gemelli filippini mette un brivido alla Roma. Da Emanuele ad Antonio, dal limite il destro non inquadra la porta per una questione di centimetri. 28° angolo della Roma con Bovo, il pallone arriva a Totti, la conclusione è ribattuta col corpo da Della Fiore. La gara si accende, Borriello cerca gloria con un sinistro dalla distanza, con Doni sufficientemente attento, mentre qualche secondo più tardi sull'asse Totti per rotta la Roma sfiora il bersaglio con una conclusione di poco al lato del centrocampista. 34° su un lancio in profondità, Parravicini e Totti lottano sul pallone che va fuori. Il capitano della Roma batte subito una punizione, la palla è per Aquilani e il destro sporcato da Gustavo trae in inganno Zancopè. Primo gol in Serie A per Aquilani e Roma in vantaggio. Cavasin però è imbestialito, il Treviso protesta chiedendo il fallo laterale. Dal replay si vede Marco Ivaldi, collaboratore dell'arbitro, che segnala con la bandierina l'uscita della palla, ma anche Racalbuto in alto che porta il fischietto alla bocca, evidentemente per fischiare il fallo. Inutili dunque le proteste di un Treviso che chiude in avanti grazie ad una punizione di Pinga. Cotta Fava, defilato, cerca col destro di impensierire Doni, ma la mira è sbagliata. Il nervosismo contraddistingue l'avvio della ripresa con l'ammonizione di Dacour, che diffidato salterà alla prossima con il Milan. Quarto d'ora, il Treviso in avanti con la punizione di Pinga. Doni non si fida, respinge con i pugni. Parravicini acchitta la botta dalla distanza, ma l'inutile volo di Doni accompagna il pallone sul fondo. La squadra di Cavasin cerca di tenere sotto pressione la Roma. Al 21° Pinga ci prova col sinistro da posizione defilata, ma Doni respinge in plastica azione. Ancora 2 minuti, Pinga, sempre lui, minaccia la Roma col suo sinistro. Il pallone ad Emanuele Filippini, la cui conclusione viene respinta provvidenzialmente in angolo da Chivu rimasto a terra. Roma in affanno con Della Fiore che sul corner non trova il tempo per il colpo di testa vincente. Spalletti allora corre ai ripari, fuori Bovo, dentro Cufré. Il Treviso sembra perdere l'attimo buono per cambiare l'inerzia positiva della gara, interrotta anche da una conclusione improvvisa di Perrotta al 28° al lato di poco, e soprattutto al 33° dalla combinazione Totti-Perrotta-Totti, molto bella per velocità e fattura, anche se il sinistro del capitano romanista finisce di poco alto sulla traversa. Cavasin a 10 dal termine inserisce Anderson, debutto in Serie A per lui, per Antonio Filippini, ma è sempre la Roma pericolosa. Al 38° Panucci si incunea nella difesa del Treviso dalla destra e Gustavo per salvare sul cross sfiora l'autogol chiudendo in angolo. Entra anche Fava per Reginaldo nel Treviso, ma la storia della partita non ha più sussulti e finisce sull'1-0 per i giallorossi.